Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù. Sono molto grato a Dio perché ci ha dato la possibilità di leggere ancora per un'altra settimana la sua parola. Parola questa che è un faro ai nostri piedi, che illumina il futuro della nostra vita, che ci dà la forza per vivere nel presente, che ci dà la pace al nostro cuore. Da lunedì al venerdì, sempre a mezzogiorno, nel canale di Nicodemo Fabiano, che tra l'altro ti vorrei chiedere di iscriverti, di mettere un like, di fare anche un commento e che tu possa condividere questo tempo di preghiera con tante persone, incominciando con le persone che ami, che tu conosci, affinché siano raggiunti da questa parola benedetta che è la parola di Dio. Noi stiamo leggendo il libro di Esodo e durante tutta questa settimana noi abbiamo visto Dio che toglie il suo popolo dall'Egitto, che lo libera, quindi appunto Esodo, questa uscita del popolo, questa liberazione del popolo, ma un popolo che ora cammina nel deserto, un popolo che si lamenta davanti a Dio e che Dio con molta grazia, con molto favore, con tanta misericordia sta sempre a aiutare, a perdonare, ma vedremo quello che succede. Noi oggi leggeremo Esodo capitolo 18 e 19. E mi raccomando, non perdere neanche una puntata, noi vogliamo sempre leggere la parola del Signore. Esodo capitolo 18. Jetro, sacerdote di Madian, suocero di Mosè, udì tutto quello che Dio aveva fatto in favore di Mosè e di Israele, suo popolo, come il Signore aveva fatto uscire Israele dall'Egitto. Jetro, suocero di Mosè, aveva preso Sefora, moglie di Mosè, dopo che era stata rimandata e i suoi figli di Sefora. Uno si chiamava Gerson perché Mosè aveva detto abito in terra straniera. L'altro si chiamava Eliezer perché aveva detto il Dio di mio padre mi è stato di mio aiuto e mi ha liberato dalla spada del faraone. Jetro, suocero di Mosè, andò da Mosè con i figli e la moglie di lui nel deserto dove egli era accampato al monte di Dio. E fece dire a Mosè, io, Jetro, tuo suocero, vengo da te con tua moglie e i tuoi due figli con lei. Allora Mosè uscì a incontrare suo suocero e si inchinò e lo baciò e si informarono scambievolmente della loro salute e poi entrarono nella tenda. Allora Mosè raccontò a suo suocero tutto quello che il Signore aveva fatto al faraone e agli egiziani per amore di Israele, tutte le sofferenze patite durante il viaggio e come il Signore li aveva liberati. Jetro si rallegrò di tutto il bene che il Signore aveva fatto a Israele, liberandolo dalla mano degli egiziani. Jetro disse, benedetto sia il Signore che vi ha liberati dalla mano degli egiziani e dalla mano del faraone. Egli ha liberato il suo popolo dal giogo degli egiziani. Ora riconosco che il Signore è più grande di tutti gli dèi. Tale si è mostrato quando gli egiziani hanno agito orgogliosamente contro Israele. Jetro, il suocero di Mosè, prese un olocausto e dei sacrifici per offrirli a Dio. Aaron con tutti gli anziani di Israele vennero a mangiare con il suocero di Mosè davanti a Dio. Il giorno seguente Mosè si sedette per amministrare la giustizia al popolo e il popolo rimase intorno a Mosè dal mattino fino alla sera. Quando il suocero di Mosè vide tutto quello che egli faceva per il popolo, disse, «Che cosa fai con il tuo popolo? Perché siedi solo e tutto il popolo ti sta attorno dal mattino fino alla sera?» Mosè rispose a suo suocero, «Perché il popolo viene da me per consultare Dio. Quando essi hanno qualche questione, vengono da me». E io giudico fra l'uno e l'altro, faccio loro conoscere gli ordini di Dio e le sue leggi. Ma il suocero di Mosè gli disse, quel che fai non va bene. Tu ti esaurirai certamente e stancherai anche questo popolo che è con te, perché questo compito è troppo pesante per te. Tu non puoi farcela da solo. Ascolta la mia voce. Io ti darò un consiglio e Dio sia con te. Sii tu il rappresentante del popolo davanti a Dio e porta a Dio le tue cause. Insegna loro i decreti e le leggi.
Mostra loro la via per la quale devono camminare e quello che devono fare. Ma scegli fra il popolo degli uomini capaci e timorati di Dio, degli uomini fidati, che detestino il guadagno illecito, e stabiliscili sul popolo come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine e capi di decine. Essi dovranno amministrare la giustizia al popolo in ogni circostanza. Essi riferiscono a te ogni questione di grande importanza, ma ogni piccolo affare lo decidano loro. Così alleggerirai il tuo carico ed essi lo porteranno con te. Se tu fai questo e se Dio te lo conferma, tu potrai resistere. Anche tutto questo popolo arriverà felicemente al luogo che gli è destinato. Mosè ascoltò la voce di suo suocero e fece tutto quello che gli aveva detto. Mosè scelse fra tutto il popolo degli uomini capaci e li stabilì capi del popolo, capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine e capi di decine. Questi amministravano la giustizia al popolo in ogni tempo. Le cause difficili li segnalavano a Mosè, ma ogni piccolo affare lo decidevano loro. Poi Mosè lasciò partire suo suocero che se ne tornò al suo paese. Esodo capitolo 19. Nel primo giorno del terzo mese, da quando furono usciti dal paese d'Egitto, i figli di Israele giunsero al deserto del Sinai. Partiti da Refidim, giunsero al deserto del Sinai e si accamparono nel deserto. Qui Israele si accampò di fronte al monte. Mosè salì verso Dio e il Signore. Lo chiamò dal monte dicendo, «Parla così alla casa di Giacobbe e annuncia questo ai figli di Israele. Voi avete visto quel che vi ho fatto agli egiziani e come vi ho portato sopra ali d'acqua, ali di aquila». E vi ho condotti a me. Dunque, se ubbidite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia. E mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele. Allora Mosè venne e chiamò gli anziani del popolo e espose tutte queste parole che il Signore gli aveva ordinato di dire. Tutto il popolo rispose concordemente e disse, «Noi faremo tutto quello che il Signore ha detto». E Mosè riferì al Signore le parole del popolo. Il Signore disse a Mosè, «Ecco, io verrò a te». In una fitta nuvola, affinché il popolo oda quando io parlerò con te e ti presti fede per sempre. E Mosè riferì al Signore le parole del popolo. Allora il Signore disse a Mosè, va dal popolo, santificalo oggi e domani e fa che si lavi le vesti. Siano pronti il terzo giorno, perché il terzo giorno il Signore scenderà in presenza di tutto il popolo sul monte Sinai. Tu fisserai tutto intorno dei limiti al popolo e dirai, guardatevi dal salire sul monte o dal toccarne i fianchi. Chiunque toccherà il monte sarà messo a morte. Nessuna mano dovrà toccare i colpevoli. Questo sarà lapidato o trafitto con frecce. Animale o uomo che sia non dovrà vivere. Quando il corno suonerà, a distesa, allora essi potranno salire sul monte. E Mosè scese dal monte verso il popolo, santificò il popolo e quelli si lavarono le vesti. Mosè disse al popolo, siate pronti, fra tre giorni non avvicinatevi a donna. Il terzo giorno, come fu mattino, ci furono tuoni, lampi e una fitta nuvola sul monte. Si udì un fortissimo suono di tromba. Tutto il popolo che era nell'accampamento tremò.
Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento per condurlo a incontrare Dio e si fermarono ai piedi del monte. E Mosè e il monte Sinai era tutto fumante perché il Signore vi era disceso in mezzo al fuoco. Il fumo saliva come il fumo di una fornace e tutto il monte tremava forte. Il suono della tromba si faceva sempre più forte. Mosè parlava e Dio rispondeva con una voce. Il Signore dunque scese sul monte Sinai in una vetta al monte e il Signore chiamò Mosè sulla nuvola del monte e Mosè vi salì. Il Signore disse a Mosè, scendi, avverti solennemente il popolo di non fare irruzione verso il Signore per guardare, altrimenti molti di loro periranno. Anche i sacerdoti si avvicinarono, anche i sacerdoti che si avvicinano al Signore si santificano affinché il Signore non si avventi contro di loro. Mosè disse al Signore, il popolo non può salire sul monte Sinai, poiché tu ce lo hai vietato dicendo, fissa dei limiti intorno al monte e santificalo. Ma il Signore gli disse, va, scendi. Poi risalirai insieme ad Aarone, ma i sacerdoti e il popolo non facciano irruzione per salire verso il Signore, affinché egli non si avventi contro di loro. Mosè scese verso il popolo e glielo disse. Parola del nostro Signore. Glorificato sia Dio per un'altra settimana di lettura della parola del Signore. Mi raccomando, ti aspetto lunedì, perché noi continueremo la lettura della parola di Dio. Leggeremo Esodo capitolo 20 lunedì, uno dei capitoli più importanti della Sacra Scrittura. Vieni ad ascoltare e lasciare questa parola entrare nella tua vita. Leggi, rileggi, medita nella parola e vedrai quanto il Signore parlerà alla tua vita nel nome di Gesù. Un forte abbraccio, un santo bacio in Cristo e che tu possa rimanere sempre attaccato in ascolto alla parola del Signore. Dio ti benedica.